Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 4 aprile 1926. Tutto ciò che il nostro Signore fa nell'anima che vive nella sua volontà supera tutto ciò che fece nella creazione. La divina volontà forma la completa risurrezione dell'anima in Dio. Trovandomi nel solito mio stato, mi sentivo tutta immersa nel mio amabile Gesù e la mia povera mente si sperdeva nelle cognizioni divine, ma tutto era silenzio da parte mia e dalla parte di Gesù, né io so dire ciò che la mia mente comprendeva. Ma dopo ha ripreso il suo dire e mi ha detto: figlia mia, tutto ciò che faccio nell'anima, oh, quanto supera tutto ciò che feci nella creazione.
Vedi ogni conoscenza delle mie perfezioni che manifesto, ogni verità che appartiene alla divinità, è un nuovo cielo che distendo nell'anima. E come l'anima si eleva nelle verità conosciute per rassomigliarsi al suo creatore, sono nuovi soli che vengo a formare nello spazio di questi cieli. Ogni grazia che io verso ed ogni qualvolta rinnovo l'unione con me, sono mari che si distendono nell'anima, ed il suo amore e la sua corrispondenza formano il dolce mormorio in questi mari, e le onde impetuose che si elevano fino al cielo, che vanno a scaricarsi ai piedi del trono divino. Come l'anima pratica le sue virtù, siccome il corpo contribuisce insieme all'esercizio di esse, si può chiamare il corpo il piccolo terreno dell'anima, dove io stendo i più bei prati fioriti, dove io mi diletto di creare sempre nuovi piante e frutti. Se io sono un atto solo, è fatto una volta e fatto per sempre, anche la creazione doveva essere un atto solo. E lo continuo col conservarla sempre nuova, integra e fresca. Nelle anime il mio creare è continuo, non lo smetto mai. Sempre, sempre sto in atto di formare cose più belle, cose sorprendenti e nuove. A meno che non trovi anime che mi chiudano le porte ed arrestino il mio atto continuo della creazione. Ed allora trovo un altro ritrovato. Abbondo, moltiplico il mio atto continuato nelle anime che tengono le porte aperte. E con loro mi delizio e continuo l'ufficio di creatore. Ma sai tu dove non mai viene interrotto questo mio atto continuato? Nell'anima che vive nella mia volontà. Ah sì, solo in essa posso liberamente fare ciò che voglio, perché la mia volontà che contiene l'anima me la prepara a ricevere il mio fiat che uscì fuori nella creazione. Sicché la mia volontà posseduta dall'anima e quella che tengo io si danno la mano, si baciano, e formano i più grandi portenti. Perciò sii sempre attente e il tuo volo sia sempre nel mio volere. Dopo ciò stavo pensando alla risurrezione di Nostro Signore e ritornando di nuovo a soggiunto. Figlia mia, la mia risurrezione completò, suggellò, mi restituì tutti gli onori e chiamò a vita tutte le opere mie che feci nel corso della mia vita sulla terra e formò il germe della risurrezione delle anime e fin dei corpi nell'universale giudizio, sicché senza la mia risurrezione la mia redenzione sarebbe stata incompleta e le mie più belle opere sarebbero state sepolte. Così l'anima, se non risorge del tutto nella mia volontà, tutte le sue opere restano incomplete, e se il freddo nelle cose divine serpeggia, le passioni lo opprimono, i vizi la tiranneggiano. Formeranno la sepoltura dove seppellirla, perché mancando la vita della mia volontà, mancherà chi farà risorgere il fuoco divino, mancherà chi di un solo colpo uccida tutte le passioni e faccia risorgere tutte le virtù. La mia volontà è più che sole che eclissa tutto, feconda tutto, converte tutto in luce e forma la completa risurrezione dell'anima in Dio. Bene, cominciamo la meditazione di questo brano, breve ma intenso, dove Gesù offre degli spunti interessanti di meditazione anche per quello che riguarda da un lato la vita ascetica, dall'altro è tema che già abbiamo forse anche più di qualche volta, le peculiari caratteristiche della lotta ascetica che assumono quando
si viva una vita interiore, una vita anche di crescita nella santità e nelle virtù, nella divina volontà, ecco, perché il mezzo di lotta è un po' differente. Non c'è uno scontro frontale contro i nostri nemici, che sono le passioni, i peccati, eccetera. Scontro frontale da cui, come sappiamo dall'esperienza, spesso e volentieri si esce malconci, si esce sconfitti, non ce la facciamo a vincerci o a superarci. Ma si usano le armi segrete, si ricorre ai celesti aiuti, quindi non c'è uno scontro frontale, ma c'è un chiedere aiuto alla potenza della divina volontà, perché sia lei, attraverso la nostra sempre maggiore unione con essa, a distruggere tutto ciò che da essa tenta di separarci. Andiamo con ordine. Gesù comincia a dire delle cose molto belle riguardanti ciò che fa nell'anima lui, e parte dalle conoscenze. Ogni conoscenza delle mie perfezioni che manifesto, ogni verità che appartiene alla divinità, è un nuovo cielo che distendo nell'anima. Ora qui occorre fare attenzione, perché Gesù insiste molto in tutti gli scritti sulle conoscenze, sul fatto che la prima cosa da fare è conoscere. Se noi ricordiamo l'antico ma immortale catechismo di San Pio X, si diceva, in uno dei primi numeri, che Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo nell'altro. Conoscerlo, amarlo e servirlo. Questa sequenza non è una sequenza casuale, è una sequenza voluta ed è una sequenza assolutamente logica. Io non posso amare ciò che non conosco e non servo volentieri, quindi non do la vita se non a colui che amo. Ora, Dio tanto lo si ama quanto più lo si conosce, e tanto meno lo si ama quanto meno lo si conosce. Noi vediamo purtroppo in questi tempi pochissimo amore al Signore, pochissima vita cristiana, dilagare di immoralità e di paganesimo. Da che cosa dipende tutto questo? Dipende dalla perdita della fede. Attenzione, non solo la perdita della fede come virtù personale, perché la fede viene infusa in tutti attraverso il sacramento del battesimo, tutti i battezzati. Ma la fede deve essere alimentata, deve essere coltivata. E come si alimenta la fede? La fede si alimenta con la conoscenza. Io, da quando sono sacerdote, insomma, ho investito tantissima attività ministeriale nella predicazione, nella catechesi, sia ai miei fedeli, anzitutto ai fedeli a cui sono stato inviato, essendo parroco, ma anche attraverso i mezzi di comunicazione. Perché? Perché senza la conoscenza la fede muore. Se la fede muore, muore la carità. Se la carità muore, muore la vita cristiana. E si torna nei gorghi del paganesimo. Quindi, se ogni conoscenza delle perfezioni divine e di ogni verità divina, attenzione qui dice Gesù, è un cielo che si distende nell'anima, è chiaro che se una persona trascura completamente, come ahimè in molti fanno, la propria formazione cristiana, quali cieli ci stanno in quell'anima? In quell'anima non ci stanno i cieli, purtroppo in quell'anima c'è il regno dei vizi, delle passioni, e anche se in pochi ne sono consapevoli, c'è proprio il vero e proprio regno di Satana, di cui non bisogna avere paura di parlare. Gesù nella sua predicazione evangelica è molto chiaro: se non si è con Gesù, si è contro Gesù,
Non si vive sotto l'influsso di Dio, si vive nelle catene del regno di Satana. In filosofia classica si diceva tertium non datur, non c'è data una terza possibilità. Dice, ma no, non siamo così radicali, non siamo così drastici, così perentori, cioè regno di Dio, regno di Satana, io mi faccio gli affari miei, non mi interessa niente né dell'uno né dell'altro. Ecco. Non è così. Chi non è con me è contro di me, ha detto Gesù nel Vangelo. Quindi questo significa che per vivere nella divina volontà la prima cosa da fare è conoscerlo il nostro Dio, e non soltanto conoscere, cioè tutte queste cose che Gesù dice e scrive nel libro di cielo, e fa scrivere, presuppongono, come dire, già una conoscenza, cioè non si può vivere nella divina volontà se non si conosce già qualcosa, anzi abbastanza bene, del catechismo, non si può tendere alla santità delle santità se non si ha già, come dire, un percorso avviato, una forte motivazione a diventare santi. Questo dobbiamo tenerlo presente, quindi nella nostra meditazione dobbiamo chiederci quanto io conosco il mio Dio, quanto tempo dedico alla formazione, la formazione che si esplica se il parroco in parrocchia fa qualche incontro sulla Bibbia, di catechismo per gli adulti, l'ascolto attento dell'omelia, l'ascolto di qualunque tipo di catechesi formativa, su incontri a temi, a cicli, insomma, no? La lettura personale del catechismo della Chiesa Cattolica, dei documenti del Magistero, se uno è in grado, insomma, no? Degli scritti dei libri dei Santi, insomma, tutto quello che aiuta la nostra formazione. Quindi, cosa dice Gesù, no? Ogni grazia che io verso sono mari che si distendono nell'anima. Attenzione, il suo amore e la sua corrispondenza formano il dolce mormorio in questi mari. Allora, sicuramente Dio a tutti dà la possibilità di conoscerlo. Mette a disposizione tante cose, ma bisogna vedere chi poi concretamente quelle cose le mette in atto. Non pensiamo mai, questa è un'eresia, insomma, che si chiama quietismo, che faccia tutto il Padre Eterno e noi dobbiamo semplicemente stare a braccia conserte aspettando che Lui ci faccia santi. Non funziona così, Morirai ancora stando a braccia conserte e non è che ti sei fatto santo. Se non hai fatto niente ti sei ulteriormente degradato, sei peggiorato, perché per come siamo messi adesso, dicono i maestri di spirito, che chi non migliora, chi non procede nella vita cristiana, retrocede. Anche qui, come prima, non esiste, dice vabbè, sono arrivato a questo grado e adesso mi fermo. No, c'era un proverbio, chi si ferma è perduto, non ci si può fermare. Dice vabbè, adesso sono arrivato, sono santo al 50%, diciamo questa sciocchezza per farci capire, mi fermo al 50%. Non ti puoi fermare, perché se ti fermi regredirai, non c'è possibilità di una vita statica, noi siamo soggetti continuamente al divenire e alle vicissitudini del tempo, e questo richiede, ecco perché è importantissima la costanza, la perseveranza. Ora Gesù prosegue, come l'anima pratica le sue virtù, siccome il corpo contribuisce insieme all'esercizio di esse, quindi eccetera, l'anima pratica le sue virtù, quindi c'è un impegno costante dell'anima nella crescita verso la santità, che si esplica appunto nell'esercizio delle virtù cristiane: la fede, la speranza, la carità, la prudenza, la giustizia, la fortezza, la temperanza, che sono le sette virtù base, da cui poi si diramano, come un albero con rami, fiori e frutti, tutte le virtù cristiane. Tanto per fare un esempio, insomma, di
di formazione, l'umiltà è una parte della virtù cardinale della temperanza. Il digiuno è una parte della virtù cardinale della temperanza. La costanza e la perseveranza sono una parte della virtù cardinale della fortezza. La religione, cioè l'adempimento perfetto dei nostri obblighi presso Dio, è la parte più nobile della virtù cardinale della giustizia. Il discernimento, di cui parliamo tante volte, è una proprietà della virtù cardinale della prudenza. Possiamo continuare, no? Questo c'è che io... Chi vuole approfondire deve cercare online le mie catechesi sui vizi capitali e sulle virtù opposte. Quindi conoscenze sempre maggiori ed esercizio costante e sempre più solido e sodo delle virtù che siamo attualmente in grado di poter praticare. Questo bisogna farlo. Dice ancora Gesù, nella seconda parte dello scritto di oggi, poi c'è la terza sulla resurrezione, concludiamo. Ci ricorda che il Fiat Supremo è un atto solo e nella creazione questo essere un atto solo si è appunto manifestato nel creare perfetta tutta la creazione una volta per sempre. Evidentemente poi, come sappiamo, la provvidenza divina esercita ed esplica, come Gesù spiega, un atto incessante di conservazione nell'essere di tutte le cose che sono state create, compresi noi stessi. Gesù però aggiunge che nell'anima il suo creare è continuo. Cioè non lo smetto mai, sto sempre in atto di formare cose più belle, attenzione, di nuovo, a meno che non trovi anime che mi chiudano le porte e arrestino il mio atto continuo della creazione. E purtroppo anime che chiudono le porte al Signore e alla sua grazia, ahimè, ce ne sono tante. E cosa fa in questi casi il Signore? Prima di leggere la risposta che dà negli scritti di cielo, leggiamo quella che dà nel Vangelo. La parabola dei talenti e delle mine. Che succede a quello che si era messa la mina nel fazzoletto o a quell'altro che aveva nascosto il talento sottoterra? Cosa dice il Signore al re d'Erazionem? Toglietegli il talento e dategli a chi ne ha già altri, a chi ha gli altri 10. Toglietegli la mina e datelo a chi ha le 10 mine. E dicono: ma come, Signore, c'erano già 10? C'erano già 10, ma a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche ciò che ha o che crede di avere, a seconda delle versioni. Che cosa significa? Che chi spreca le grazie e non vi corrisponde, o si chiude, addirittura non le vuole, il nostro Signore non permette che le sue grazie vadano del tutto sprecate, ma prende e le dirotta su un altro, su chi le fa fruttificare e le fa fruttificare al massimo, quelli che hanno avuto tanti talenti e li hanno raddoppiati, quelli che hanno fatto fruttificare al massimo possibile la mina ricevuta nell'altra parabola. Cosa dice qui Gesù? Cosa succede quando trovo anime che mi chiudono le porte e restano il mio atto continuo? Trovo un altro ritrovato. Abbondo, cioè moltiplico il mio atto continuato, nelle anime che tengono le porte aperte. E con loro mi delizio. Chi ha le porte aperte si prende tutte quante le grazie pensate per lui ed anche quelle respinte da chi in grado ha chiuso le porte alla bontà divina. È giustissimo che sia così, perché Dio è anche evidentemente giustizia infinita. Ma le cose che escono da Dio, le sue grazie, Dio certamente non permette che vadano perdute, anche se a livello soggettivo le anime è come se possono avere delle grazie perdute o delle grazie sprecate. A voglia te. Il peggio c'è. È sempre per loro, perché vuol dire che da questo rifiuto godrà un po' di più chi umilmente, ma anche alacremente, solertemente, sollecitamente cerca di fare il possibile per tesaurizzare e far fruttificare i doni e le grazie di Dio.
Ora, infine, qui c'è una, dopo l'apologia dell'anima che vive nella divina volontà, l'anima che vive nella divina volontà può ricevere continuamente gli effetti di questo atto continuo della creazione che Gesù esplica nelle anime. Quindi sempre in atto di formare cose più belle, cose più sorprendenti e cose nuove. La vita cristiana è una vita meravigliosa perché ogni giorno è uno spettacolo in più, uno spettacolo nuovo. È così, cioè, anche quando se c'è qualcuno che crede di avere una vita insomma bruttarella, triste o mogia, non è così, perché la nostra vita non è semplicemente dipendente dalle circostanze esterne, quindi da quello che viviamo, problemi, guai o cose di questo genere. Ma la bellezza della vita dipende da come noi viviamo, la bellezza o la non bellezza della vita. Non è un problema di quello che accade, è un problema di come si vive quello che ci accade. Quando l'anima vive nella divina volontà, è un continuo. Giorno dopo giorno è sempre uno spettacolo sempre più bello, sempre più entusiasmante, sempre più travolgente. Infine, il Signore chiude con un riferimento alla risurrezione, affermandone evidentemente l'importanza assoluta nell'ambito dell'opera della redenzione, no? Perché il corpo vero di Gesù, anzitutto, forma il germe della risurrezione più importante, che è la risurrezione delle anime. L'anima risorge quando lascia il peccato, si converte e comincia a vivere nella grazia. Questa è la più importante risurrezione, dice San Giovanni nel libro dell'Apocalisse, che coloro che prendono parte a questa prima risurrezione, che è la più importante, la risurrezione delle anime, su esse non ha potere la seconda morte. La seconda morte è la morte eterna, cioè la dannazione, che è ben più grave della morte corporale. Ma non soltanto il germe della risurrezione delle anime, ma evidentemente anche il germe della risurrezione della carne, dei corpi, nel giudizio universale, no? Detto questo, Gesù pone una analogia, cioè se l'anima non risorge del tutto nella mia volontà, attenzione, tutte le opere sue restano incomplete. Bellissima questa immagine. E se il freddo nelle cose divine serpeggia, il freddo è tutto ciò che viene da noi, tutto ciò che viene dalla terra. Gesù nel Vangelo di San Giovanni dice tutto ciò che è nato dalla carne è carne. Quindi robaccia, freddo. E tutto ciò che è nato dallo spirito è spirito. In altri termini, se non risorge del tutto nella mia volontà, tutte le opere sue restano incomplete. È la stessa cosa di quello che ho appena citato. Il freddo nelle cose divine serpeggia, che succede? Le passioni lo opprimono, i vizi la tiranneggiano. Per esempio, conosciamo noi bene i vizi capitali, perché noi dobbiamo avere la capacità di guardare dentro noi stessi. Sappiamo quali sono le principali passioni umane, le più frequenti, le più comuni, no? Quelle che danno vita ai vizi. La superbia. La superbia viene dalla passione del desiderare, perché la superbia è la brama della propria eccellenza. Il voler essere il numero uno, superiore agli altri, che è l'opposto dell'umiltà. L'avarizia, altra cosa che viene dalla brama, dal desiderio disordinato, di avere, di accumulare beni di questo mondo, beni materiali, soldi, vestiti, case, possedimenti, eccetera. Attenzione, perché su queste cose bisogna fare l'esame di coscienza. Adesso dico delle cose che sicuramente fanno saltare sulla sedia. Com'è il nostro guardaroba? Quanti vestiti ci abbiamo? Quante scarpe ci abbiamo? E quante di queste cose non le usiamo mai? Quindi sono state comprate così per uno sfizio, forse le abbiamo messe due volte e non le abbiamo messe più.
È cosa che va bene questa agli occhi di Dio? È cosa virtuosa? O è cosa da avari? Ah, da avari, che brutto. Ecco. L'avaro è colui che accumula le cose per sé, senza che ne abbia reale bisogno, anziché essere distaccato dalle cose, quindi farne un uso strettamente necessario, e se gli avanza qualcosa, dà a chi è privo di ciò che è anche necessario. In questo fanno i cristiani, quelli che sono liberi dal secondo vizio capitale. La lussuria, non ne parliamo, insomma, la lussuria si fonda sulla passione non solo del desiderio, ma anche sulla passione violentissima del piacere, che è legato ai sensi, che è legato al tatto, e che pur di essere soddisfatta in tutte le vesti variegate possibili, degrada l'uomo fino a sotto al livello delle bestie. Poi c'è l'ira, quarto vizio capitale. L'ira di per sé stessa è una passione. Questa passione tiranneggia la stragrande maggioranza degli esseri umani, eh. In forza dell'ira si commettono i più brutti peccati, parolacce, insulti al prossimo, bestemmie o cose di questo genere, botte, percosse, omicidi, insulti di ogni genere, no? Quando una persona è arrabbiata, cioè, basta vedere gli atteggiamenti del volto, i gesti, i modi, insomma, no? Tanto sono brutte le persone che sono arrabbiate, come veramente si degradano la dignità umana, no? Poi l'invidia, l'invidia che si fonda su due passioni, il desiderio e la tristezza. L'invidia è una cosa bruttissima, moltissimi ce l'hanno, ma quasi nessuno lo confessa. È rattristarsi per il fatto che gli altri stanno bene. Perché il bene altrui viene concepito come male proprio, cioè lui sta bene a differenza di me che sto male. E quindi il desiderare di avere ciò che gli altri hanno come nostro, questa è l'invidia. Poi c'è l'accidia. L'accidia che non è soltanto la pigrizia, è anche la pigrizia, ma l'accidia, vizio diffusissimo, è il tedio, la nausea, il disgusto e l'oziosità, soprattutto nelle cose che riguardano Dio. Quindi l'accidioso è chi non prega mai, non cura mai la sua formazione, non va mai in chiesa, ma per motivazioni che gli viene la nausea a fare queste cose. E poi c'è la gola, peccato frequentissimo. Anche questo si fonda sul piacere legato al fatto necessario e biologico dell'alimentazione, del mangiare. Ma i cristiani mangiano per vivere, non vivono per mangiare. E anche nel mangiare bisogna imparare ad essere parchi, moderati. E lo si capisce subito se uno è parco o moderato. Se mangia più del dovuto, mette chili. Il mettere i chili non è un problema come nella società contemporanea di linea. Se metto chili poi non sono più bello, se non sono più bello sono meno piacente, se sono meno piacente godrò di meno perché avrò meno occasioni, puntini puntini, il resto se lo si può facilmente completare. Questo è quello che domina oggi, d'accordo? Perché per avere la linea si fanno sacrifici atroci. D'accordo? Altro che il digiuno una volta tanto, poi se c'è stato da fare un digiuno una volta tanto no, ma se bisogna fare i digiuni assoluti e diventare anoressici perché ho messo 2 chili di più, quello si fa, d'accordo? O le ore in palestra per diventare, avere gli stili fisici statuari o cose di questo genere, semplicemente per essere fisicamente piacevoli, quindi attraenti e quindi avere una alta potenzialità di consumo, ecco, di tutti quanti i tipi di piaceri legati a un certo ambiente. Questa è purtroppo la verità, no? Siamo anche all'estate, insomma, io veramente non voglio fare il bacchettone, ma le mode estive, specialmente
mi dispiace dirlo, femminili, più passa il tempo e più diventa inguardabile. Cioè, tra poco si andrà veramente in giro in maglieria intima anche per le città, tanto le cose che si vedono, insomma, come dire, non sono molto dissimili, insomma, da, cioè, è veramente allucinante, no? Cioè, io voglio ben sperare, insomma, che tutte le persone che fanno questo, insomma, siano persone che hanno abbandonato, insomma, la vita cristiana, la fede, quindi, per carità, non avendo, diciamo così, una buona formazione, non si rendono conto di quello che fanno, ma voglio ben sperare, ecco, che le tante sorelline e figlioline cattoliche su questo facciano estrema attenzione, eh. Non si può essere discepoli di Gesù e di Maria, insomma, andare in giro dando pubblico scandalo in continuazione, no? Quindi queste cose bisogna saperle, perché se no la vita nella divina volontà è soltanto una bella chimera. Quindi se ci sono tutte quante queste cose, se le passioni e i vizi ci tiranneggiano, ma quale divina volontà, figlioli miei cari? Questi formano la sepoltura della divina volontà, dice Gesù, non la sua vita. E quindi su questo dobbiamo fare attenzione. Quindi oggi il Signore ci ha riportato un po' nella dimensione ascetica, no? Come lotta un'anima. Un'anima nella divina volontà lotta, evidentemente, oltre che come tutti, quindi, sforzandosi di alimentare i vizi, di alimentare le virtù e di eliminare, di distruggere i vizi, contando però sulla potenza della divina volontà, perché quanto più aumenta l'unione con la divina volontà, il chiamare la divina volontà in noi, ecco, quanto più la forza stessa della divina volontà ci aiuta e distrugge ed eclissa, ecco, più che sole, no? Tutto ciò che si oppone ad essa e ci fa crescere nella santità. Ti ringraziamo, Signore, per mezzo di Maria Santissima, delle istruzioni che anche oggi molto belle e molto profonde hai dato alla nostra anima. Chiediamo a te, o Santa Vergine Maria, la grazia di poterle fedelmente mettere in pratica, soprattutto curare bene la nostra formazione e curare bene la pratica e la crescita nelle virtù e l'apertura del nostro cuore a tutto ciò che il Signore vuole donarci. Che la nostra anima, anche per la potenza della tua intercessione, possa risorgere del tutto nella divina volontà, non vivere più sotto la tirannia dei vizi, sotto l'oppressione delle passioni, ma nella completa risurrezione di essa in Dio. La divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.